Claudio Bise umilia Loredana Bertè, il gesto di cattivo gusto dopo Sanremo 2019. Claudio Bise è l'affronto alla Bertè. Lo scorso febbraio, in occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo, Claudio Bise aveva annunciato un premio speciale nei confronti di Loredana Bertè. Il motivo? La cantante era stata clamorosamente esclusa dal podio, classifica che ha creato la protesta degli spettatori presenti al Teatro Ariston. A distanza di un mese, domenica sera ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio, il comico Bise dopo aver promosso il suo ultimo film Bentornato Presidente. Ha mostrato al pubblico di Rai 1 il rinomato premio che aveva improvvisato alla kermesse canora con lo scopo di acquietare il pubblico in sala. Il premio consolazione a Loredana Bertè. Il giorno seguente, durante la conferenza stampa finale del Festival di Sanremo, Claudio Bise era tornato sull'argomento confermando quanto promesso in modo frettoloso la sera precedente, ma, evidentemente, la vicenda non è stata presa sul serio, mancando di correttezza nei confronti di Loredana Bertè a cui si era detto voler dare il disco, svelato per la prima volta in quell'occasione. Ma il premio in questione non è altro che un misero piattino nero targato Ariston, sul cui retro bianco vi è stato scritto con un pennarello rosso la seguente frase: Sanremo 2019 a Loredana Bertè Teatro Ariston. Da segnalare la mancanza dell'accento sul cognome della nota cantante calabrese. Fabio Fazio e Claudio Bise scherzano sulla grande Loredana Bertè. Domenica sera Fabio Fazio, vedendo il premio in questione, ha ironizzato con Claudio Bise che voleva a tutti i costi lasciarglielo in custodia e da dare successivamente alla Bertè. Alla fine lo hanno ceduto infine all'attore Paolo Calabresi, anche lui nel cast del sequel di Benvenuto Presidente. Quale sarà la reazione di Loredana dopo questa umiliazione davanti a milioni di italiani? Si farà una grossa risata o si arrabbierà con i diretti interessati?